start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes. Maria Teresa Cannizzaro, autrice di libri, infatti, guardate, Brillanti illusioni, Bijou, Bijou ancora, sono Bijou per le feste, sì. Soprattutto lei è appassionata di queste cose, di questi alberi di Natale. Ora facciamo una panoramica e così vi faccio vedere, guardate che delizie che sono queste spille, tutte che ricordano il Natale. Posso parlare? Sì, certo. E ora volevo dire appunto che siamo qui a Piazza Augusto Imperatore, dove ogni domenica, come mi spiegava, c'è una... Ogni prima e terza domenica del mese, sì. E c'è un mercato di modernariato. In questo campo della bigiotteria sono stati particolarmente bravi gli emigrati italiani dalla fine dell'Ottocento agli anni Sessanta. E gli alberi di Natale sono essenzialmente di un emigrato che si firma Pell, in realtà è Pellegrino Gaeta. Gaeta perché quando gli hanno chiesto come si chiamava non capiva e ha saputo solo dire da dove veniva. E si tratta di metalli poveri, quindi proprio perché sono poveri permettono di sviscerare la fantasia in tutti i campi. E naturalmente sono leghe inalterabili, inventate dagli italiani. Strass Swarovski, sembrano ore, non lo sono, sembrano argento, non lo sono. Signora Cannizzaro, che delizia che sono questi due alberi, che poi tutto sommato si somigliano un pochino. Perché sono dello stesso autore, ecco. Una storia bellissima dietro questi alberelli, la storia di Jim Verry, il quale è andato da solo a 10 anni negli Stati Uniti perché gli era morto il padre durante la Prima Guerra Mondiale, era bravissimo nel disegno e quindi l'hanno aiutato a frequentare la scuola più importante del Rhode Island. È ancora vivo, ha 100 anni e l'altro anno per il 150esimo anno ha disegnato per il presidente una bandierina. Ancora disegna, è attivissimo, è diventato uno dei personaggi più importanti della comunità di Providence. A conferma che gli italiani sono stati veramente bravissimi in questo campo. Allora, qui invece abbiamo delle spille di cui lei va giustamente orgogliosa. Perché? Perché sono di un emigrato italiano che si chiama Trifari e che ha pensato di produrre bijou simili alle cose vere, apprezzatissimo da Hollywood, grande appassionato di film. Lui stesso poi diventerà il bigiottiere delle dive, in particolare Rita Hayworth, Ava Gardner. Sono cose che hanno 90 anni e non si sono mai assolutamente scolorite. Ha realizzato appunto questi bijou per moltissimi film e naturalmente... E la spilla che lei ha lì al collo, che cos'è? Questa è sempre una spillina di pelle, come vedete si muove, sì. Perché tutto quello che si muove porta fortuna in quanto allontana gli spiriti maligni. Certo, senta, ne ha scritti addirittura 3 di libri, forse anche di più. Cosa la spinge a scrivere sui bijou? L'idea che in questo campo dell'immigrazione gli emigrati italiani non sono stati solo mafiosi, ma hanno creato cose bellissime. In realtà sono stati i primi esportatori del Made in Italy, gli uomini per la gioielleria, le donne per i vestiti. Allora facciamo un bel augurio, ora siamo sotto Natale, facciamo un bel augurio ai nostri spettatori? Sì, certo, l'augurio di sentire l'Italia come la sentono loro e mettere tanta speranza nel futuro come l'hanno avuto loro, che hanno lasciato tutto e hanno realizzato tanto. Grazie. Grazie a lei. Senta, sono i libretti, quanto costa? Allora,